Sei sveglio. Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano. Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me, ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Good Springs. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro, Dago, ma dovrai dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene, la roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è... Devi essere quello che stava... Benvenuto, tesoro. Salve! Chiedo scusa.
Come posso esserle utile? Ehi, benvenuto. Ehi là, amico. Sta cercando... Ti ho peccato. Ti piace questo? Ehi, ciao! Gli occhi del potente Sisa. Ehi tu, oh me... Salve! Dove andiamo? Ehi, nessuno ha... Ciao ancora! Certo. Ciao, questo è... Avvicinati all'area di dimostrazione, per favore. Adesso guarda qui. Con il lanciamissili M e un sistema di lancia granate. L'aggiornamento del sistema. Nel complesso questo aggiornamento. New Vegas ha finalmente... Spero che...
ogni secchiavi tranne il re. Ehi, ciao ancora. Un divertimento a Vegas. Non adori vedere il Lucky Dragon? Inviato. Caesar è in immagino che non sia un Hai fatto un super lavoro a chiudere. E così il corriere che aveva imbrogliato la morte al cimitero fuori da Good Springs aveva beffato la morte ancora una volta, cambiando per sempre la zona contaminata del Moave. Il corriere, con l'aiuto di Yes Man, scacciò sia la legione sia la RNC da Hoover Dam, assicurando l'indipendenza di New Vegas da entrambe le fazioni. Con il signor House fuori gioco, i Securitron rimasti sulla strip stentavano a mantenere l'ordine. Le strade erano in preda all'anarchia. Quando si estinsero gli incendi, New Vegas rimase in piedi assumendo il suo ruolo di potenza indipendente nel Moave. Senza mai schierarsi né accanto ai migliori della RNC né con i peggiori elementi della Legione, il Corriere passò alla storia come il fondatore di una New Vegas veramente indipendente. Aveva spodestato il signor House dalla sua posizione di dominio sulla Strip e messo fine all'influenza della RNC e della Legione di Caesar nella zona contaminata del Moave. Quando la zona contaminata divenne una terra senza legge, i Boomer continuarono a difendersi dai prospettori e dagli sciacalli che invadevano il loro territorio. La confraternita sfruttò la battaglia di Hoover Dam come opportunità per riprendersi Helios One, conquistando il controllo sull'area compresa fino a Hidden Valley. Senza opposizione organizzata, le pattuglie iniziarono a monitorare il commercio lungo la I-15 e 95, confiscando tutta la tecnologia ritenuta inappropriata. I demoni invasero Kem e Carran durante la seconda battaglia di Hoover Dam. Nei mesi di anarchia che seguirono, i demoni affermarono il loro dominio su Outer Vegas. Dopo che il Corriere ebbe garantito la libertà di New Vegas, i seguaci scoprirono che Vegas indipendente era ancora più instabile e violenta che mai. Old Mormon Fort divenne eccessivamente provato dall'influsso dei pazienti, faticando a fornire anche i servizi più semplici. Da quando è stata dichiarata formalmente l'indipendenza di New Vegas, Good Springs divenne fiorente. Si fermavano a Good Springs più viaggiatori di passaggio per la Strip e la gente del posto ha prosperato grazie a loro. I King mantengono il controllo di Freeside e continuano a favorire gli abitanti locali, pur tollerando la presenza dei cittadini della sconfitta RNC. Forte di un vasto arsenale di bombe improvvisate e armi rubate, la Powder Gang del Vault 19 tormentò per anni la zona contaminata del Mojave. I cittadini dell'RNC erano gli obiettivi primari e subivano sempre la sorte peggiore. E così
Il viaggio della ragazza corriere è giunto alla fine. Almeno per ora. Nel nuovo mondo della zona contaminata del Moave, i combattimenti continuarono. Ci furono altri spargimenti di sangue, e molti vissero e morirono, così come avevano sempre fatto, anche nel vecchio mondo. Perché la guerra non cambia mai.